andiamo da Sirona e vediamo che cosa vuole. O meglio, prima di andare da lei, sopra le scale dovrebbe esserci un forziere che era chiuso da Alomora. O una stanza, forse, addirittura. Sì, Alomora. Alomora. Ah, sai qual era il gioco che mi ricordavo che dovevo tenere tutte e due premuti? South Park. Cosa abbiamo? Quando dovevi fare le scoregge. Un demigod. Sì. Sì, non suonava benissimo. Dove l'hai visto? Ah, certo, devo aspettare notte, quindi. E allora aspettiamo, già che ci siamo. Ora sei mio, demiguys. E Preveglio. In più, prendiamo anche questo. La stanza privata dei tre manici di scopa. Che potrebbe essere la stanza dove il ministro parla con la McGranit nel terzo film riguardo a Sirius. Guanti... Ah, carini, bianchi. Dunque, Sirona. Che bello vederti. Sì, è anche bello per me. Buongiorno, signorina Ryan. Buongiorno, è notte ormai. Desideravo ancora per l'aiuto con Rookwood e Harlow il giorno dell'attacco dei troll. Chiamami Sirona. È stato un piacere aiutarvi. Quei due portano solo guai. Sono lieta che fossi qui quando ti hanno trovato. Infatti, quel giorno stava parlando con un goblin. Sì, Lodgok. È un amico. Posso chiederle di cosa parlavate? Sembrava essere in ottimi rapporti con lui. Ci conosciamo da anni. Da quando ero adolescente servivo ai tavoli qui, prima di acquistare la taverna. Ah, all'epoca ha fatto la gavetta. Cordiale, ma non eravamo ancora amici. La sua sfiducia nella stirpe magica era troppa. Ma chiaramente. Ora siete amici? Sì, lo siamo. Non lo vedevo da anni. Poi, qualche mese fa, è tornato. Mi ha riconosciuta subito. A differenza di alcuni miei compagni di classe, che ci hanno messo un po' a capire che ero una strega e non un mago. Ma che stronzi! Non tutti i goblin sono come Ranrok e i suoi seguaci. Lodgok è preoccupato quanto noi per la situazione attuale. In questo Chiaro. Caso vorrei parlare con lui, nello specifico di Ranrok. Dove posso trovarlo? Immagino che il tuo interesse sia legato alle voci su una collaborazione tra Ranrok e il nostro amico Rookwood. Chiaro. Quando non è qui lo puoi trovare a parlare di affari alla testa di porco. È uno stimato commerciante di metalli. Digli che hai parlato con me. Probabilmente e comprensibilmente si fida poco di maghi e streghe, anche se giovani come te. Detto questo, se cerchi informazioni su Ranrok per tentare di ostacolarlo, in Lodgok troverai un alleato. Grazie, Sirona, allora. Grazie, Sirona. Quando trovi Lodgok, portagli i miei saluti. Sei ancora vivo, certamente. Non so che cosa hai fatto per avere nemici così potenti, ma per favore, guardati le spalle. Il punto è quello, non ho fatto assolutamente nulla. Non ancora, perlomeno. Eccoci alla testa di porco, dove un giorno lavorerà Aberford. Ti do il benvenuto alla testa di porco. Ciao. Vedi dove c'è posto. Grazie. Ah, è un porco che parlava. Fantastico. Revelio. No, in realtà mi sa che era lui che parlava. Testa di porco montata a muro. Bello. E tra l'altro, scusi il disturbo, vengo a prendere questa statua. Ehi, devo parlare con te. Ho già visto da qualche parte. Sì, ci siamo già visti. Salve, Lodgok. Sirona mi ha detto che eri qui. Ah, sì? E ti ha anche dato notizie da riferirmi? Che ti saluta. No, in realtà desideravo parlare con te. Si tratta di Ranrok. Ora ricordo. Ai tre manici, il giorno dell'attacco dei troll. Mi ricorda un vecchio amico di mio zio, ha la stessa faccia. Ho bisogno di sapere cosa stanno tramando lui e i suoi seguaci, così da essere un passo avanti. Ammettiamo che io lo sappia. Perché fidarmi di te? Perché voglio sconfiggere Ranrok. Sirona si fida di me e ha detto che i nostri interessi potrebbero coincidere. Beh, se Sirona si fida di te, bene. Ho un'idea che potrebbe essere utile a entrambi. Un modo per far sì che Ranrok mi confidi i suoi piani. Ti ascolto. Che tu mi consegni a lui? Una perfida strega rubò una reliquia sacra ai goblin. Si dice che ora si trovi nel suo sarcofago. In una tomba accessibile solo alla stirpe magica. Ranrok e io abbiamo avuto un litigio tempo fa. La reliquia potrebbe farci riallacciare i rapporti. E se sta cercando di infinocchiarci e vuole che portiamo la reliquia perché davvero gli serve per veramente ritornare da Ranrok tranquillamente? Però mi sembra una trappola. Se recupero la reliquia per te, come ho la certezza che poi mi rivelerai quello che ti dirà Ranrok? Dovremo fidarci reciprocamente.
Io che tu non fugga con la reliquia. Da. E tu che io ti riferisca quel che apprenderò. Raccogli ciò che ti serve e vediamoci nei pressi della tomba della strega. D'accordo. Cioè, non volevo dire che non mi fidavo di lui. Mi sembra che sia una trappola il tutto. Perché lui, onestamente, sembra nel giusto. Andiamo a fare un po' di effrazioni nelle case dei maghi. Che se poi uno ti spara una vada che d'avra nella schiena, c'ha anche tutta ragione. Buongiorno. No, no, non faccia caso a me, sono solo venuto a rapinarla. Beh, vedo che lei ha altri problemi anche a pensare a me. Quel tavolo deve darle molto fastidio. Bello gattone, bello lui. Tutti i gatti del gioco voglio accarezzare. Eccoci qua. Pronto. Bene, non c'è tempo da perdere. Andiamo allora. Cos'è la reliquia che devo recuperare? Un prezioso cimelio noto come Elmo di Urtkot. Quella strega si considerava una collezionista e lo acquistò come soprammobile, incurante della sofferenza che ciò avrebbe causato ai goblin. Per noi goblin in legittimo proprietario. Stavo per dirlo io questa cosa! La stavo per dire io! Compratore. Per noi maghi è il contrario. È un miracolo che ogni tanto riusciamo a collaborare. Innumerevoli differenze ci separano. Quello è vero. Così sembra. Forse ti sorprenderà, ma penso che queste differenze non siano sempre insormontabili. Per questo oggi mi trovo qui, in viaggio verso quella tomba con te. Eh beh, volevo dirvela io questa cosa qua dei proprietari, di chi compra e di chi vende. Il problema è che un elmo mi sembra un elemento di protezione. Se qualcuno avesse quell'elmo e quell'elmo avesse dei poteri particolari... Eccola lì, la tomba della strega. Questo posto ha un aspetto orribile. Però aveva anche un coso di teletrasporto. In quanto porta bacchetta hai già un bel vantaggio. Ma prima che tu vada, hai qualche domanda? Sì, vorrei sapere perché volete quest'elmo. Cosa rende questo elmo così speciale? L'elmo di Urtkot è un antico cimelio leggendario, forgiato durante un periodo di unità tra i clan goblin. Era un'ispirazione per noi, almeno finché non ci è stato portato via. Poi è diventato tutt'altro. Il simbolo di ciò che abbiamo perduto, di ciò che la stirpe dei maghi ci ha sottratto. Recuperarlo significherebbe molto per i goblin e per Rarrok. Mi sarebbe eternamente grato se glielo restituissi. Perché più me lo racconti questa cosa, più mi puzza? D'accordo, andiamo. Ora che siamo qui, mi è tutto chiaro. Spero che la nostra sarà un'alleanza proficua. Ancora buona fortuna. Non lo so, Cioè, per... non io voglio fare lo stereotipo di quello che pensa subito male. Però la cosa non mi lascia tranquillo, mi puzza un po'. Andiamo in profondità. È sigillata da delle farfalle. Eccola qui la farfalla. Ce n'è più di una. Falene. Curioso. Meccanismo molto semplice. Probabilmente le prossime porte saranno nascosti meglio. La barba di Merlino. Che cosa? Cos'era questo commento? Così eccessivo. La cosa buona è che da questa distanza le vedo dove sono le farfalle. Una è lì e una è là in fondo e la porta è lì. E ovviamente... forzieri da depredare con un bel cappello. Ma quando è che possiamo potenziare i vestiti? Perché io continuo a trovare vestiti ovviamente migliori l'uno dell'altro. Però ovviamente roba verde non la potrò potenziare come posso potenziare quella viola e quella arancione. Dovrei andare dal tizio dei vestiti forse? Non lo so. Non c'è una missione appropriata. Tutte e tre le falene dobbiamo trovare. Questa non questo può giro. Essere la tomba della strega. No, devo direi proseguire. Di no. Direi di no se c'è un'altra di quelle porte di prima, Che è stato? Ecco qua due falene, ce ne manca solo una. C'è qualcuno? Ecco fatto. Meglio stare sempre pronti. Meglio... ho la sensazione che qui ci sia qualcun altro. Ma va? Oh, ma pensa un po'. Gli inferi. Confringo! Il problema è che fanno un sacco male e non capisco come sia possibile. Confringo.
Ecco fatto. L'importante è avere sempre delle magie di fuoco a portata di mano con gli inferi. Nemici? Allora, iniziamo a portare le falene. L'ingranaggio girerebbe qui, se trovassi il modo di fornirgli energia. Beh, l'energia ce l'abbiamo. Flipendo. No? Depulso. Ecco fatto. Falena 1 trovata. Vai qui. Falena 2, vieni via con me. Ecco fatto. E infine, dov'è l'altra? Eccola qui. Vieni anche tu con noi. Voleva nasconderlo per bene quest'elmo la strega, A meno che non sia una catacomba generica. Qua stiamo andando per bene in fondo, È molto alla Skyrim, quasi. E più andiamo avanti, più è probabile che troveremo qualcosa. Accio! Devo avvicinare quella piattaforma. Ma come? Aspetta un attimo. Devo farmi il ponte con gli scheletri. Faccio! Ingaggio leviosa! Ma che davvero? Ma... boh, vabbè, guarda. Cosa ci abbiamo trovato? Boh, come al solito. Ehi là? Che c'è cosa qualcuno? C'è appeso lassù? Sembra un po' precario. Si scende. Non c'è altra via. Beh, hai deciso tu di impegnarti in sta missione. Intanto noi stiamo depredando sempre più tombe. E non sembra che freghi assolutamente niente a nessuno. Qui c'è una cesta che a sto punto, boh, potremmo provare a portare anche dall'altro lato. Che magari sia questa la soluzione per prendere il forziere di prima. Oh, che carino. Un drago di peluche. No, me lo porta via. Se provo a buttarlo di sotto. Ma ti butti? Oh, non so se è stata la scelta migliore, ma è scomparso, quindi no. E di qua, in teoria, esatto, noi torniamo indietro. Te l'ho detto, Skyrim, uguale. Strano che ancora non abbiamo incontrato ragni. Che tra l'altro, in certe zone del gioco, i nemici sono proprio ragni giganti. E tra l'altro, sono anche, diciamo, incendio. Parte di missione ucciderli certi. Vieni qua. Vieni qui. Finché ho le magie del fuoco. Non me potete fare un cazzo. Muori. Depulso. Confringo. Incendio. Ecco fatto. No, cacchio. Depulso. Descendo. Andata. Dobbiamo ancora riuscire a trovare combinazioni migliori di tasti. Ehi, prendi sta roba. Però ho iniziato a capirlo molto meglio, la velocità di combattimento quando hai molte più cose. Ok, prendiamo la prima farfalla e la mettiamo qui. Gli diamo una depulsata e si alza questo meccanismo. Però lui non sale, a meno che non voglia che io lo alzo del tutto. Però mi sembra strano. Ah sì, dovevo alzarlo del tutto. Ancora più complicato. Ancora più complicato, mamma mia. Bisogna prendere due farfalle in più, non è che... Sai che in realtà mi sa che è vero che è più complicato, perché devo prima tenere il ponte sempre in alto. Lumos. E poi passare. Ok, l'ultima farfalla in teoria è lì. E io come faccio a prenderla questa? Ah, ma certo, ce n'è un'altra. Ce n'è un'altra, mi ero dimenticato di lei. A meno che non la lasciamo qui forse, non lo so. Cavolo. Ah, posso spostarle. Defuso. Vieni con me.
Brava. Perfetto. L'enigma sembrava molto peggio di quanto non era. Porta aperta. Grazie. L'ultima dimora della strega. Lodgok ha detto che l'elmo era nel suo sarcofago. E io continuo a non fidarmi. Questi sembrano cadaveri bruciati, Il cadavere di un Ashwinder. I suoi compagni devono essere fuggiti con l'elmo. Lodgok non ne sarà affatto felice. Che novità. Meglio che lo mostri a Lodgok. Meglio che nulla. So che c'è un meccanismo per aprire questa porta. Come lo sai che non te l'ha detto nessuno? Ma quando... Guarda. So di un meccanismo. Nessuno te l'ha detto. Né l'hai imparato da nessuna parte. Mi spiace per l'elmo, ma è scomparso. Lodgok, il sarcofago è stato depredato. Non ho trovato alcun elmo, solo un Ashwinder morto. Accidenti, sono arrivati prima di noi. Dobbiamo recuperarlo prima che Rookwood lo usi per ingraziarsi Ranrok. Ho visto un loro accampamento non lontano da qui, ma temo dovrai andarci senza di me. Sono troppo vecchio per combattere. Certo, facile così. Mi dirigo là subito. Bene, non c'è tempo da perdere. Impossessati dell'elmo prima che lo faccia Rookwood, o perderemo qualsiasi potere su Ranrok, seppur minimo. Potere? Tremo mezzo favore. Pensiero che quei maledetti ladri si siano impossessati di un tale cimelio. Magari manco sapevano che cos'era, però in teoria sì. Quindi, voliamo! Uè, stronzi! Viva là! Expelliarmus! Incendio! Toglimi la bacchetta e assaggerai! E fingo! Merda! Comprendo! Non si è bastato! E fingo! Io lo faccio combattere, ma intanto lo colpisco da lontano. Aspetta! Stai solo rimando! No, che cazzo! Eccomi fatto. Ma stai buono. Ci sono problemi un pelo più grossi da, a cui pensare, no? Hai commesso un errore. Faccio. Ti comprendo. Defuso. C'è troppa gente qui. Faccio. Descendo. Quanta elettricità nell'aria, Comprendo. Defendo. Ma colpisce anche gli altri, maledetto troll. Comprendo. Incendio. Mi dimentico sempre che incendio non ha tutto sto range. Ma porca miseria. Arresto molto. Non ho sentito niente. Protego. Leviosa. È morto? Perfetto. Descendo. Porca puttana. Basta sto maledetto troll. Troppa gente. Flipendo. Ho sbagliato. Oh, e grazie al troll che ha fatto tutto il... Vaffanculo maledetto. Ho fatto tutto io. In teoria dovrei essere... Proteggo! Stupefino! Esatto, abbastanza nascosto. Riprendo! Stupefino! Confringo! Expelliarmus! Expelliarmus! Porca troia, troppo! Finito in acqua, aiuto. Ok, meno male che sono riuscito a risalire. Confringo. Protego. Stupefaction. Aspetta che mi metto più in alto. Ecco fatto. Confringo. Defendo. Dai, un ultimo sasso. Protego.
Stupefito! Confringo! E addio al troll. Tra cui anche una delle missioni era raccogliere le caccole. Ammetto che forse avevo sottovalutato un po' il numero di persone che c'erano. È qui? Ecco fatto. Oh, finalmente. Questo è per Rookwood. Aha. Mi farò rimpiangere di non essere rimasto a scuola. Usatevi e combattete. Ah, perfetto. Proteggo. Ma proteggiti di tutto cazzo. È solo l'inizio. Ho sbagliato, fermo. Incendio. Difendo. Expelliarmus. Descendo. Andati. Facile, facile. Oh, scusami. Ripeto. Perché sbaglio sempre i tempi? Questa è stata bella. 200 metri, ci arriviamo volando. Eccoci qua. Elmo recuperato, bello. Ho sottratto l'elmo agli Ashwinder. Molto bene, Ranrock ne sarà di sicuro colpito. Speriamo. L'elmo brilla ancora di più di quanto pensassi. Le incisioni, il profilo, è straordinario. Sono contento per te. È bellissimo, Lodgok. Capisco perché ci tenevi tanto a riaverlo. Recuperando l'elmo hai fatto un favore ai ladri. Molti goblin avrebbero ucciso per averlo. Eh beh... Allora sono felice di liberarmene. Grazie. Ora otterremo la fiducia di Ranrock. Glielo porto subito, così si distrarrà dalla sua ricerca. Oh, che bello un elmo! È solo un'intuizione. Mi hai davvero colpito, giovane. Sono felice. Io continuo a non... No, mi dispiace dirlo, ma non mi fido. Mi puzza troppo la situazione. Presto. Meglio tenere segreto il nostro accordo per ora. In pochi crederanno che i nostri obiettivi possano essere simili. E mi dispiace dirtelo, ma non ci credo neanche io. Vabbè. Saliamo di livello? Per pochissimo, ancora no. Ciao, mi chiedevo se potessi passare ai tre manici quando ti è possibile. Avrei bisogno del tuo aiuto per una cosa. D'accordo, Sirona. Come dicevo... A mia sorella Anne manca Hogwarts e ultimamente il paese. Ti andrebbe chiedere se te la piazza e venire con me a trovarla. Sto per partire per Feldcroft. Conto di vederti là. D'accordo, bello. A sud di Hogwarts. Comunque, spero che te la cavi bene con la maledizione esplodente. È tra le mie preferite. Faccio! Ora che hai partecipato alla lezione di animali, ho chiesto a Tick di assisterti nell'uso della stanza, così che tu possa... Revelio! Per favore, va a parlare con lui quando puoi. D'accordo, prof. Dopo pochi. Zio Roland, sono preoccupatissima. Possiamo vederci? Ti aspetto in cortile. Non mi ricordo chi è Adelaide, però. E non è bastato per salire di livello tutto questo. Fantastico.